Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Prototype. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Ci siamo lasciati gli scorsi episodi con noi che finalmente abbiamo ritenuto il potere. Abbiamo ottenuto una cacchio di armatura, abbiamo scoperto dove era nostra sorella che era stata rapita. E la madonna, ma che ci stanno combinando questi elicotteri? E soprattutto abbiamo sconfitto un cacciatore gigantesco, grosso, grande, così proprio. Ma che stanno combinando sti elicotteri? Che sta facendo? Dobbiamo dirigerci dov'è la missione qua in fondo. E la missione è uomini e dei. Dovrei mangiare qualcuno però. Dovrei recuperare un po' di energia. Ma cosa fa sto elicottero? Cosa diavolo sta facendo? Vabbè, se posso mangiare qualcuno di nascosto non mi dispiacerebbe. Ecco fatto, tranne spezzato il collo. In ogni caso, eccoci arrivati. Aspetta, vieni qui. Ho bisogno di mangiare, qualcuno si faccia mangiare, per favore. Ecco fatto. Tracchete, spezzato il collo. E via, si va. Ma Mercer, who is this? Not important. What I know, you want to hear. Sembra la voce di Soul enigmista. Blackwatch moved into Hope, Idaho to be in Project Red Light. They'd studied the virus for years on animals. Wanted to see what it would do to humans. Ma mi sa che è il tizio che vediamo nel flash più avanti. Then it rose up suddenly, infected the town, overran the population. It found the perfect host in Elizabeth Green. Genentech was working a sample of the Hope virus. They called it Black Light. The goal was to engineer a version that could copy and combine genetic traits to rewrite living creatures. Sound familiar? It should. You're not human. You're the Black Light virus. Ma va, chi l'avrebbe mai detto? Blackwatch is planning to deploy a weapon against you using aircraft. Get to the refueling station on top of the Highlands building. You'll find what you need there. Ok. Voce misteriosa. Ci andiamo subito. Ok. Forse è comunque meglio cambiare aspetto. Eccoci arrivati. Il nostro obiettivo si trova qui. Any compromise here would be bad. Quindi che facciamo? Rubiamo l'elicottero o uccidiamo tutti? Io punterei alla seconda. Ma per un semplice fattore. Ciao. No, tranquillo, sono solo un super soldato. Vieni qui. Ah, pure. Neanche fa... Io stavo per mangiarmi sto tizio solo per ricaricarmi la vita. Neanche... Non c'era il bersaglio. È apparso dopo. They've been trained to specifically counteract viral targets. They are highly mobile, super strong, resilient and capable of going toe to toe. Ah, ma loro davvero ci sono i super soldati? Close combat? It's what they're made. Ah no, parlano di me, mi sa. Ah no, 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 sono i soldati. C'è un super soldato allora. E allora nessuno si dovrebbe sorprendere delle mie capacità. Sono solo un super soldato, però. Ecco qua, tracchete. Il lanciarazzi mi piace molto di più. E sai cosa? Quasi quasi io vi ammazzo tutti. Siamo già qui, scusami. Lo facciamo, tanto nessuno si accorge di nulla, voglio dire. Ecco fatto. Su questo tetto non è rimasto più nessuno ormai. Tanto c'è sicuramente l'obiettivo. Ah, ancora uno, ma scusami. Vabbè, era nascosto dal segnalino. Dicevo, tanto sicuro c'è un obiettivo di ammazza tot persone facendo l'attacco nascosto, queste cose qua. Se non l'ho già fatto, sicuramente dopo questo abbiamo avanzato un po' il numero. Come si aumentava la... Ok, sali, scendi con quadrato, perfetto. È dotato del missile a ricerca, agganciato il bersaglio cercando di colpirlo con un letale precisione. Eh beh, ci credo. Basta solo cambiarlo, anche perché ne abbiamo solo 20. Aspetta che arrivo, eh. Aspetta che... Ecco, mi parcheggio, calmo, calmo, calmo. Un po' più indietro, più indietro. Perfetto. Atterraggio completato. Che poi siamo passati da un palazzo all'altro. Non è che abbiamo fatto chissà quanta strada, eh. Forza, forza, salite, salite. Roger, on route.
Assisti i militari finché non vieni richiamato. Arrivo subito. Pew! Tanto i missili sono infiniti, voglio dire, continuiamo ad usarli finché ce l'abbiamo. Ci divertiamo un pochino. Ecco fatto. Ecco fatto, è stato facile, no? C'è ancora un nemico in giro, vero? Ovviamente. Your assignment is close air support of any ground forces that request it. Your targets will automatically be prioritized by your flight system. Confirmed, Red Crown, I'm on it. Colpiti? Direi assolutamente sì. Aspetta. Forse, ecco, dovrei abbassarmi un pochino. Che poi, come fanno ad avere difficoltà ad uccidere tutti sti mutanti se quando lo faccio io ci metto pochi colpi? Com'è possibile? No? Cosa stavo facendo? Stavo per cambiare aspetto. Uff. Allora, forse missile a ricerca, ecco, è meglio tenerli un po' da parte. Cioè, come fanno ad avere difficoltà contro i mutanti se quando... Ui! È caduto un elicottero. Ecco fatto. Ma quanta gente c'è ancora? Cioè, quanta gente devo uccidere? Da dove stanno apparendo? Che il palazzo l'ho distrutto apposta. Ecco fatto. Aspetta che scendo, fammi... Posso... No, non posso recuperare le sfere che sono qua, uffa. Va bene. Obiettivo completato. È stato facile. Ma... Che... Ma come? Sono morti... Cioè, stavano per crepare per le lame dell'elicottero, ma ti prego. Arrivo. Arrivo subito. Ma io sai che... Quasi quasi quell'elicottero lì lo tiro giù. Però ho paura che faccia saltare la missione. Ho paura che se gli sparo faccio saltare... Occhio, occhio, che fa, che fa? Cosa fa sto elicottero? È impazzito. Levati! Starei un attimo lavorando. Forza, salite! Maledizione! Niente. Mi hanno lanciato addosso un macinino. Non riesco a colpirli perché sono sottoterra. E mi lanciano addosso le macchine. Colpito. Credo di averlo colpito ancora. Credo che sto per crepare, visto che l'elicottero non è in ottime condizioni, vero? Dai, uscite fuori. Dov'è l'elicottero? Cioè, dove... Eccoli qua. Maledetti schifi di tentacolari. Perfetto. Distrutto. Calmo. Vi dovete levare tutti dalle palle. Non avete capito che io qua vi sparo missili a rotta di collo proprio, E che appena mi cercate di lanciare qualcosa io mi nascondo. Sì, certo, che giro ha fatto?
Ti devi levare dalle palle, collega. Non vedo se ti metti lì davanti. Ecco fatto. Ehi sì, quanti ne stanno apparendo, che cazzo. Ecco fatto. Niente più anche barilotti. Già che siamo qui, scusami a sto punto. Ecco qua. Ehi sì, certo, facile nascondersi sottoterra, eh. Bastardo. E che ho paura che avvicinarmi troppo poi sti altri elicotteri, ti giuro che mi danno solo fastidio. Ti giuro che se non fosse che almeno distraggono un po' i nemici, lo abbatterei quell'elicottero. Ecco fatto. Dov'è il tentacolo numero 2? Madonna, furbo lui, eh. Furbo il bastardo che si nasconde proprio quando mi avvicino. Dai, 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 dai. Ti devi levare, collega. Ti devi levare dalle palle, perché non ti puoi mettere ogni volta davanti mentre sparo. Che cazzo. Mamma mia. Lo fa apposta. Secondo me vuole farsi ammazzare sto tizio sull'elicottero. Forza, forza, salite. Eh sì, sto elicottero sta per esplodermi. Sta per esplodermi sto elicottero tra un minuto. Guardalo come fuma. Io direi di fermarci sul porto. Di fermarci qua. Anzi, aspetta. Vabbè, ormai non ha senso che mi metto a sparare i tentacoli, però. Già che sono qua. Ecco appunto, si è nascosto. Dai, fermiamoci qui. Ma. Ah, certo, ci sono i cacciatori. Guardalo! Sono i cacciatori che. Che idea del cazzo era fare. Scusami. Nel momento in cui tu sai che devi fare. Mettere giù qualcuno in quella zona. Non mi fai spawnare i mostroidi giganti che potrebbero distruggerlo, no? Vabbè, meglio, almeno abbiamo ricaricato la vita all'elicottero. Vediamolo da così. Guardalo là. Bello, lui pronto a cercare di colpirci. Anche quello, è lì che sta aspettando. Non sta aspettando altro. Porca troia. Voi quelle macchine di merda. Ecco fatto. Ma avete rotto le scatole. Avete rotto le scatole di farli spawnare qui. Madonna mia. Ecco fatto. Guarda, un altro. Ok, forse dovremmo riuscire a farcela ora. Anche se molto probabilmente ci esplode l'elicottero di nuovo. Ecco fatto, via, 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 via. Via prima che mi lanciano qualcos'altro. Forza, forza, salite prima che mi esplode l'elicottero. Muovetevi. Su cosa ha zoomato che non c'era nessuno lì? Madonna mia, mi stava per prendere, vi ho visti. Infiltrati col camuffamento, ma va. Pensavo di andare lì a cazzo spianato io. L'importante è che non mi esplode a mezz'aria, poi per il resto può suonare quanto vuole. Eccoci qua. Speriamo di non esplodere adesso appena atterriamo però, Eccoci qua. Un po' più il centro, che dici? Possiamo scendere che sta per esplodere sto coso? Ecco, grazie. Ah,
Fantastico. Stop the spread of the virus and to kill all infected with it. To humans, it is completely harmless. So harmless, in fact, that you've been breathing it since you've entered this room. Fermo, infetto quello! Fermatelo! Ottimo, questa è una missione a tempo, vero? Mangialo! Forza! Ok. Abbiamo ottenuto quello che volevo. Ho ottenuto un lanciarazzi. Ok, aspetta. Vieni. Venite qui voi due. Ok, in realtà volevo mangiarli. Non è... Bene. È arrivato Adam Smasher. Super soldati, hanno capacità di movimento potenziato e un notevole potere d'attacco. Posso individuare Alex anche sotto camuffamento, afferrali mentre esegui una parata. Come si faceva la parata? Aia, che male. Aspetta. Merda. Ma porca di quella miseria. Devo mangiare qualcuno. No, pezzi di merda. Porca troia. Ce l'avevamo fatta. Dovevo solo riuscire a mangiare quel tizio che avevo appena preso. Oppure più semplicemente ti metti l'armatura, che dici? Ecco di nuovo Adam Smasher. Dai, beccati sti due razzi in faccia e non mi scassare le balle. Aspetta. No, stai buono. Ecco, mi ha preso malamente. Aia, che male. Niente, dovrei... Ecco fatto. Beccati questo. Sì, mi avrai anche colpito, ma perlomeno io ho colpito tutti voi. E ne sono arrivati 4. Fantastico. Aspetta. Benissimo. Non riesco a fare. Oh, finalmente. E levati. Ho sbagliato, ora mi spacca. Perfetto. Cazzo. Oh, e basta con sto... Questo stupido laser. Laser, sì. Preso. Merda. Ok. Forse... Oh, fine... Pensavo di averlo distrutto, invece... Mi mancava ancora un bel po' per distruggerlo. E levati. Preso. Colpito. Beh, certo, ti piacerebbe, Via da qui. Oh, certo, certo, puoi difenderti quanto vuoi.
No! Vabbè, perlomeno sono riuscito a difendermi. Uff. E sono anche riuscito a curarmi del tutto. Forse non è stata una bella idea. Beccati questo! Sì, devo andarmene da qui, ma prima... Questo non implica che io non possa fare un casino. Aspetta, facciamo che... Ecco. Perfetto. Madonna mia, che casino che vi combino. Colpiti. Madonna mia, che strage che vi combino ora. Eh sì, semina i militari, ma... Ma se sono ancora tutti qua e mi vedono. Ok, squadra d'attacco in arrivo, quello sì che potrebbe essere un problema. Quello potrebbe essere veramente un problema. Forse è finalmente arrivato il momento di levarsi da qui. Non prima di aver causato ancora un po' di casino, però. È meglio levarsi dalle scatole. Calmo, riprenditi. Ecco fatto. Sono un normalissimo soldato. Quanti danni avremo fatto? Non male, dai, non male. I'm not human. The revelation. Mother. It freed me. It killed me. I'm not human. Alex is just the role I play. Part of me was relieved. And part of me died. Just non è più nessun legame, Alex. So ingrained. So real. Even I believe it. I realized then I was a part of it all. An offshoot of the virus that struck hope in 69. Blacklight. But there was a secret buried even deeper. Elizabeth Green. I had no other option. You were an insider. I was sure you could give me the answers. What was the secret? Penn Station was ground zero, not Elizabeth Green. Whoever triggered the infection, whoever did this to me, I knew you could give me McMullen and that McMullen would know. È il momento di andare a prendere McDonald. Giorni dall'infezione, l'81% della popolazione. È tanto, è veramente tanto una popolazione di 81% infetta. Quindi signori, vi ringrazio a tutti per avermi... seguito, come al solito avete seguito. Se volete dirmi qualcosa, sempre qua sotto. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti!